Non è un po' inquietante circonfondere l'immagine di Massimo Entrovigne, eh? perché eh, con i suoi studi sapienti ha toccato temi che perturbano, hm? dalle sette sataniche ai vampiri. Almeno questo è quello che balza agli occhi, soprattutto. Come mai? Eh, ogni tanto capitano degli episodi strani, per esempio. Una mia collega molto famosa inglese mi ha fatto notare che se uno conta anche le pagine in bianco, il mio manuale in inglese storia sociale del satanismo, che è più adottato nelle università sul tema del satanismo, fa esattamente 666 pagine. Oh, Ma né, né io né l'editore lo sapevamo, quindi sono segnali così che sono evidentemente per me coincidenze, però insomma ogni tanto capita qualche cosa che alimenta questa leggenda. Questa leggenda, in realtà lei ha una solida carriera come consulente legale di imprese, dopo una laurea in legge, insomma... Poi la passione, credo, è diventata professione in realtà per la situazione dei movimenti religiosi e delle religioni minori sparse qua e là nel nostro paese, giusto? Come mai? Sì, sparse in Italia e sparse anche altrove, ma io dico sempre che ho cominciato a collezionare eh, fascicoli e documenti sulle religioni diverse da quella cattolica quando avevo nove anni. Ma perché? Così avevo questo interesse che forse derivava anche dalla lettura di, di romanzi esotici, dai banali Kipling o Salgari a romanzi su Haiti. Devo, <ride> devo anche dire che trovai per mia fortuna. Io amavo fare gare di sci, quindi mi trasferì in una località di montagna, Bardonecchia. E trovai come parroco un sacerdote di Bardonecchia che era dovuto tornare perché i genitori erano morti, doveva assistere i fratelli piccoli, ma aveva iniziato una brillante carriera in diplomazia e in effetti nella sua canonica di montagna arrivavano cardinali di, di tutti i paesi in visita e devo dire che questo sacerdote, anziché io avevo 12 anni, 13 anni, anziché scoraggiarmi, lui mi incoraggiò molto a studiare le, le altre... Religioni, diceva sempre mantenendo i piedi nella tua e guardandoti intorno. E' riuscito sempre a mantenere i piedi nella tua? Sì, sua? penso di sì. Eh, ehm, il CESNUR, un centro studi mh, sulle, appunte, sulle nuove religioni e sulle religioni, che è anche una grandissima biblioteca piena di materiale raro e molto, molto ricca, nella sua Torino. Sì, eh, il CESNUR è stato fondato nel. 1988 e mi piace qui rendere omaggio al cofondatore che è morto quest'anno all'età di cento anni, monsignor Giuseppe Casale, che allora era vescovo di Foggia, storico, e molto interessato a queste tematiche. Ma nonostante il primo presidente sia stato un vescovo, il CES non è un centro confessionale, ha avuto sin dall'inizio un consiglio di amministrazione internazionale con studiosi di diverse e religioni. Lo scopo qual in era? Fine. Lo scopo è che mentre esistevano numerosi centri di ricerca e organizzazioni professionali che si occupavano di religioni in genere, non ce n'era però nessuno che si occupasse di quelle che popolarmente sono chiamate sette, ma visto il carico di giudizio di valore negativo, gli studiosi preferiscono parlare di nuovi movimenti religiosi. Perché non sono tutte sette? Perché non sono tutte criminali, eh. alcune sono innocue, alcune no naturalmente. E, mh, tutto sommato l'idea si è rivelata valida perché dal 1988 siamo ancora lì e il nostro convegno annuale è diventato l'appuntamento fondamentale per chi praticamente in tutti i continenti studia questi temi ho detto prima nella sua Torino Torino è di solito identificata in certi ambienti come città magica e di magia nera perché è una città dove impazziscono i grandi dove no, tasso, cioè, dove si con... Si conservano, si curano reliquie importantissime, ma anche si insozzano le chiese con riti satanici. Come mai? Ma su questo ho pubblicato qualche studio. Quest'immagine è nata negli anni del risorgimento con un fondo di verità erano tutti massoni cioè, il fondo di verità è che Cavour perseguì una strategia di distrarre la Chiesa Cattolica che era sua nemica quanto all'unificazione dell'Italia importando a Torino un po' di tutto protestanti certamente ma anche eh, ipnotisti, spiritisti qualche satanista da tutta Europa eh, la Chiesa naturalmente reagì con una serie di pubblicazioni che rappresentavano presentavano un problema reale ma qualche volta esageravano un po'. Tuttavia, io ho fatto notare che nel 1890 a Torino c'è un processo, il processo delle sonnambule, che è un, un segnale dato a tutti quelli che erano stati portati all'epoca di Cavour che potevano andarsene via perché ormai non servivano più, e questi capirono l'antifona e tornarono nei loro paesi. Quindi io direi che dopo il 1890 Torino. Ha la sua percentuale di occultisti, di spiritisti, e anche qualche satanista, ma per esempio non più di Milano o Roma o Bologna o Napoli. E Quindi questa ass... fama ha una base reale, ma è anche. E poi c'è la protezione dei Santi Sociali che a Torino, proprio in quel periodo, sono stati molto certo, molto numerosi e hanno assolutamente equilibrato. Senta, è vero, però, che il fenomeno delle sette sataniche è stato e ancora parecchio diffuso in Italia, ma da dove nasce? Guardi, bisogna distinguere fra due fenomeni diversi. Uno è il satanismo organizzato e colto che viene principalmente dagli Stati Uniti e che è sempre stato un fenomeno molto piccolo, parliamo di... di, di Poche centinaia di persone che in genere fanno una vita molto riservata e pochissimi sanno chi siano e non compaiono sui giornali. Quello che invece è più pericoloso, e noi abbiamo avuto degli episodi criminali pesanti, come quello delle bestie di Satana, a Varese, è il giocare al satanismo da parte di, di ragazzotti, mh, mh, dagli adolescenti ai ventenni spesso ispirati da una certa musica o da certi fumetti e questo è un fenomeno molto diffuso un po' dappertutto che probabilmente in Italia interessa qualche migliaia di giovani molti si limitano a quelle che potremmo chiamare delle performance eh, più o meno di buon gusto ma eh, all'interno di queste migliaia di dire, appassionati di satanismo musicale o ludico, qualche volta c'è qualcuno che trascende e magari ci scappano i morti. Io avevo coniato l'espressione satanismo acido molti anni fa, perché ho riscontrato, anche collaborando con le forze dell'ordine, che quando ci scappa il morto c'entra sempre la droga. E c'entra sempre Satana nel senso che Satana esiste? Ma io sono un cattolico e come Papa Francesco credo che, che Satana esista. Però penso che questo sia un problema diverso rispetto a quello che interessa i sociologi, anche i poliziotti. A loro basta dire che esistono i satanisti e ripeto, alcuni satanisti sono dei ricercatori spirituali quali pensano che nella Bibbia Lucifero sia quello buono e Dio Geova sia quello cattivo. Idee che io. Mh, trovo lontanissime dalle mie, ma che non necessariamente generano crimini. Altri invece, soprattutto in un mondo giovanile, dove nasce un impasto di trasgressione, satanismo e droga, qualche volta hanno delle devianze di tipo criminale. Senta, lei è stato migliaia di cose e fatico insomma, ad orientarmi tra tutte le sue, le sue attività e le sue, i suoi interessi di studioso. Sicuramente ha collaborato con l'OSCE, è stato consulente dell'OSCE per gli sul razzismo, è stato responsabile dell'osservatorio sulle libertà religiose in Italia quando esisteva, ha collaborato con le forze dell'ordine ma anche con i servizi segreti americani, israeliani, italiani, immagino anche sul fondamentalismo che ha generato il terrorismo di matrice islamista. Il fenomeno delle religioni diffuse e delle minoranze religiose in questo paese interesserà presto anche il cristianesimo? Sì, io sono stato, come lei ricordava. Nel 2011 rappresentante dell'OSCE per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione contro i cristiani e i seguaci di altre religioni. Si chiamava perché c'erano altri due rappresentanti per la lotta all'islamofobia e all'antisemitismo. E devo dire che ho trovato due fenomeni che purtroppo in Europa, come dice... Un recente rapporto della Commissione sulla libertà religiosa degli Stati Uniti. In Europa occidentale questi due fenomeni sono in crescita. La prima è una certa intolleranza verso le, le, le minoranze che in momenti di tensione sociale le vede sempre come un pericolo, e questo riguarda i musulmani immigrati di religione islamica, ma riguarda anche, per esempio, i Testimoni di Geova, che in molti paesi sono fatti oggetto di atti di. Intolleranza. però poi c'è un altro problema che quando ero all'oceo ho denunciato e anche dopo scontrandomi anche con alcuni paesi e cioè vi è un'intolleranza anche verso le religioni tradizionalmente di, di maggioranza cioè vediamo anche in questi ultimi mesi mh, dei processi per esempio nei confronti di vescovi di sacerdoti ma in, parlo della Finlandia anche di parlamentari cattolici perché che citano eh, la Bibbia o ne danno un'interpretazione che magari non è la stessa che darei io. La matrice ideologica. Però eh, su temi come l'aborto o il matrimonio fra persone dello stesso sesso, sempre di più si vede un'intolleranza che parte, ahimè, da alcuni giornalisti e giornali e poi qualche volta arriva anche nei tribunali e nelle legislazioni verso l'espressione di alcune posizioni religiose che, ripeto, io magari non condivido nella loro interezza, ma ritengo abbiano diritto di essere espresse in nome della libertà religiosa. Senta Tetrovignele è stato mh, a lungo considerato un reazionario, un integralista, al punto che eh, quando difende il Papa dai numerosi attacchi qualche volta viene considerato un traditore. Che differenza c'è tra essere conservatori e reazionari? No, io non credo di essere reazionario, e mh, almeno dai primi anni otto. Tanta, rifiuto anche l'etichetta tradizionalista perché la tradizione è una bellissima cosa. Ma l'etichetta tradizionalista è stata confiscata da chi rifiuta il Concilio Ecumenico Vaticano II. Posizione in cui io non mi riconosco. Io penso che i documenti del Concilio siano una bussola fondamentale per i cattolici, qualche volta anche per i non cattolici, se li leggessero. Quindi io non condivido le posizioni che vanno sotto. L'etichetta, forse impropriamente usata di tradizionalismo, né mi considero reazionario. Non ho invece difficoltà ad avere una etichetta di conservatore, nel senso che ritengo che in quella che comunemente si chiama l'Europa o la civiltà occidentale ci siano molte cose da conservare. Però vorrei ricordare che i conservatori a partire da, da Edmund Barr e a partire dai padri fondatori del conservatorismo americano sono anche quelli che hanno elaborato la teoria della libertà religiosa per tutti, non soltanto per loro stessi. Certamente se conservatore significa voler conservare eh, le crinoline <ride> o le parrucche o le parti più ammuffite eh, del nostro modo di vivere, il conservatore diventa una figura caricaturale, appunto un indietrista. Ma credo che se invece eh, si vuole eh, conservare quei principi e quei valori che tutto sommato nel bene... Nel male hanno dato vita alla nostra mh, civiltà, credo che in questo non ci sia nulla di male. È comunque una posizione in cui personalmente mi, mi riconosco. Ma poi è il Papa che cita sempre Mahler: No? Bisogna covare la brace perché il fuoco divampi. Mm? Sì, ma io credo che in fondo eh, l'insistenza del Papa nel riprendere le tematiche di Paolo VI sulla nuova evangelizzazione, e la nuova evangelizzazione significa che ci sono dei contenuti che vale la pena ancora tutto sommato di, di proporre, perché se non ci fossero contenuti come soggetto dell'evangelizzazione non ci sarebbe evangelizzazione. Intendiamoci, io appunto come lei diceva e qualcuno forse si stupisce, mh, difendo molte posizioni di, di, di Papa Francesco perché ritengo che la tradizione eh, vada sempre interpretata in modo creativo e che la Chiesa sia cresciuta e abbia accompagnato l'umanità proprio per la sua capacità eh, di trovare nel suo patrimonio cose antiche e, e cose nuove, cioè non è la stanca ripetizione eh, di formule che rende la chiesa attrattiva e su questo sono d'accordo con il Papa. Eh, sì, difficile no? mantenere l'equilibrio tra le pressioni esterne che vorrebbero modellarti a immagine e somiglianza, il legame con la tradizione senza arroccarsi alla tradizione. E come dice Papa Francesco bisogna rifiutare le colonizzazioni ideologiche da parte del, del mondo esterno che qualche volta ci vuole imporre dei modelli che poi sono minoritari della società, ma magari sono maggioritari nei mezzi eh, di comunicazione. E certo è un lavoro molto difficile. Però io credo che sia il lavoro che le grandi religioni e in particolare la Chiesa Cattolica debbono compiere per essere rilevanti nella società contemporanea, cioè leggere la società contemporanea, ma leggerla alla luce di una storia che non è cominciata ieri, non è neanche cominciata nell'epoca dell'ideologia o nel Novecento, ma è cominciata un po' prima. Senta, nel 69 Joseph Ratzinger, che era credo soltanto vescovo, in qualche modo profetizzò la. Eh, eh, le, la fatalità di una chiesa ridotta a piccoli numeri, lui parlava di piccole comunità creative, mh? Eh, che sarebbe servita a suo parere a, a, a imparare l'umiltà e a imparare che i privilegi non sono un diritto e a riscoprire lo spirito evangelico. Allora le chiedo, lei che si è occupato di minoranze religiose sempre, prevede a breve termine la riduzione della chiesa a minoranza? Credo che siamo stati noi sociologi in particolare costretti a riflettere negli ultimi decenni su che cosa significa appartenere a una religione, perché eh, appartenere è diventato un concetto molto dinamico e anche molto controverso. Quando noi ci chiediamo chi è cattolico in Italia, dobbiamo tracciare dei cerchi, perché se parliamo di persone eh, che vanno a messa con una certa regolarità quasi tutte le domeniche, beh, le statistiche ci davano un 17% prima del Covid, ma è probabile che sia sceso dopo il Covid. Tuttavia c'è una cerchia molto più vasta di persone che a Messa ci vanno qualche volta e tuttavia se si chiede loro se si sentono cattoliche rispondono eh, di sì. Quindi eh, diciamo le appartenenze sono molto dinamiche. Io direi che l'Italia è un paese dove la pratica cattolica è certamente un fenomeno di minoranza, ma tuttavia l'identificazione con la tradizione cattolica e l'attenzione alla tradizione cattolica e anche alla Chiesa è un fenomeno molto più diffuso di quanto non si credi. Sì, ma è diffuso anche una fede, fai da te, insomma, relativa sì. a quello che io in quel momento penso o desidero. Infatti io non credo che la concorrenza per la Chiesa Cattolica venga dalle minoranze religiose, il Cesnur che io dirigo ne tiene delle statistiche annuali, gli italiani appartenenti a minoranze religiose, dico cittadini italiani con passaporto, sono cresciuti da quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro vent'anni fa dall'1% al 3%, tuttavia molti sono stranieri che prendono il passaporto italiano e se vogliamo guardare il bicchiere dall'altra parte, il 97% non appartiene a minoranze religiose. Però i cattolici in contatto regolare con la Chiesa sono il 15, il 17, quindi cosa c'è in mezzo? C'è un 4-5% di atei agnostici, ma poi c'è la religione di maggioranza degli italiani che, come disse una volta Benedetto XVI, non è più eh, il cattolicesimo, ma è la religione fai da te. Quindi è qualcosa che ognuno si costruisce con dei pezzetti di cattolicesimo, magari ha letto qualche libro sul buddismo o sull'induismo, magari ha qualche idea di tipo eh, New Age che gli arriva da mille canali, un po' di astrologia con gli oroscopi, un po' di credenze nella reincarnazione, poi si fa una zuppa e naturalmente questa è una religiosità che non ha incidenza sociale, perché non si può organizzare in quanto la, la religione fai da te del signor tale è diversa da quella del signor tal'altro, quindi non riescono a metterci... Credo che questo sia un grande problema e che le chiese debbano trovare il modo di parlare con, con queste persone. Perché chiesa comunque significa comunità, hm? altrimenti l'individualismo certo. non, non lo estirpiamo più. Senta, introvigne, nelle sue cento vite lei è anche un grande cultore di, scusi gioco di parole, di popular culture, di cultura popolare, uh -huh. che io pensavo avesse a che fare con i fotoromanzi, invece in realtà ha a che fare soprattutto con i polizieschi e con i vampiri. Uh -huh. Lei va in Transilvania spesso, è un, considerata un'autorità su Dracula. È stata un'esperienza pionieristica perché questi convegni sono cominciati all'epoca di Ceausescu e Ceausescu vietava la traduzione del romanzo Dracula perché aveva l'impressione che si offendesse quello che per i rumeni comunque un eroe nazionale, così è. Vlad Tepes. Sì, Vlad Tepes è un personaggio storico che ha sicuramente beh allora non si parlava di Romania ma ha sicuramente difeso la Valacchia contro i turchi era un uomo molto crudele tanto che fu arrestato e portato a Budapest ma poi fu liberato per ordine del papa dell'epoca che lo definì malus turcis infestissimus cioè cattivo ma dannosissimo per i turchi <ride> dice, liberatelo e scatenatelo contro, contro. quindi per i rumeni è un personaggio positivo e in realtà nelle loro leggende non è mai stato un vampiro ed è stata la fantasia del romanziere irlandese Bram Stoker alla fine dell'Ottocento che ha messo insieme il ciclo delle leggende su questo cattivissimo feudatario e il ciclo sui vampiri è stato lui a metterli insieme in modo Ma abbiamo creativo. visto anche nei film che amano molto i ragazzi e non parliamo poi di tutta la letteratura fumetistica. che i vampiri tirano un sacco. Allora mm -hmm. lei che conosce? Ma perché? Beh, io credo che mh, il vampiro sia comunque, diciamo, il vampiro che nasce con, con Byron, quindi il vampiro romantico, perché il vampiro del folklore più antico è un personaggio disgustoso, è un cadavere puzzolente che si risveglia e va a disturbare le persone. Così, nel folklore dei paesi balcanici. No, non è il belloccio di Twilight. Dei no, questo <ride> comincia con Byron, che identifica se stesso un ah. po' con la figura del dendima del vampiro cioè, è una storia complessa perché in realtà una delle tante donne da lui abbandonate eh, scrisse delle satire di Byron come vampiro e lui anziché offendersi l'abbracciò dicendo ma certo e quindi è, è stato Byron e anche il suo medico il dottor eh, Polidori italiano che scrisse uno dei primi romanzi di vampiri a creare il vampiro come l'aristocratico bello, colto, elegante, raffinato che prima certamente non era però io credo che la popolarità immensa del, dell'immagine del vampiro nel cinema, nei fumetti, eh, nell'arte, eh, derivi dal fatto che è una finestra sul discorso sull'immortalità. E in fondo tutti noi siamo interessati al tema dell'immortalità, come sopravvivere in qualche modo alla morte fisica. Se sono noto negli studi sui vampiri, che sono uno dei miei interessi, che magari da ultimo ho avuto un po' meno tempo di, di continuare, è per una carta geografica in cui ho fatto notare che le leggende sul vampiro esistono dove la Chiesa Cattolica è minoritaria, perché in Italia non abbiamo mai avuto un ciclo medievale o moderno sui vampiri, neppure in Francia, neppure in Spagna. Neppure in Lituania, paese cattolico. Perché? Perché dove c'è la Chiesa cattolica c'è il purgatorio. Quindi chi non è abbastanza buono da andare in paradiso, abbastanza cattivo da andare all'inferno sta in purgatorio. Invece, dove il purgatorio viene meno, o perché ci sono gli ortodossi che a un certo punto lo rifiutano, o perché ci sono i protestanti che non l'hanno mai accettato, lì non si sa tanto dove mettere questi che vabbè, non era tanto cattivo ad andare all'inferno, ma certo in paradiso lo vediamo male e quindi si immagina che siano condannati ad andare ancora in giro per il mondo come vampiri. Ecco, quindi il mio contributo agli studi sui vampiri è una carta geografica. E mettiamo una musica noir allora per chiudere questo nostro dialogo o no? Ma possiamo sicuramente metterla. A me per esempio eh, piace la, la premiata Forneria Marconi, se vogliamo parlare di cose della mia quasi giovinezza, che ha fatto anche un'opera eh, eh, su Dracula. Ah. Però... A suo tempo ha fatto anche un'opera musicale su Dracula, però diciamo che ci sono tante musiche che mi hanno accompagnato nel corso eh, della mia vita. Qualcuno mi ha anche fatto riflettere. Devo dire che eh, se devo pensare ad una musica che mi ha fatto riflettere, penso per esempio allo straniero cantata da Mustachi perché credo quelli della mia generazione la ricordano e in fondo eh, descrive un accostamento alla vita che fa molto riflettere e che in fondo con tutti i miei vagabontaggi culturali ma anche di viaggi è in qualche modo è una canzone che mi dice qualche cosa grazie con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare.